In questo breve video un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Rai. L'arte, non dovendo necessariamente parlare esclusivamente alla parte razionale del nostro del cervello, quando si è più giovani potente, si pensa che non ci sia nulla di cui non si può parlare, per esempio attraverso la scienza, così come un artista pensa che non c'è niente di cui non si può parlare attraverso l'arte. Poi invece ci si accorge che ci sono dei limiti, e questi limiti sono molto più stretti per la scienza. Per esempio, con la scienza tu non puoi parlare di nulla che non sia sperimentabile, ma la maggior parte della vita voglio parlare anche di tutto questo. A me tutto quello che non è sperimentabile interessa perché è fondamentale. E allora cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe che ritornare a quei tempi in cui lo scienziato e l'artista erano la stessa persona. Al Rinascimento. Cioè, nessuna disciplina da sola può spiegare tutto quello che abbiamo intorno, e quindi solo l'unione dei vari rami del sapere, quindi lo scienziato insieme all'artista, insieme a tutti gli altri esperti dei vari rami, possono aiutarci a comprendere oggi, quello diciamo, che abbiamo sia intorno. La scienza che l'arte hanno una tale espansione e diversità e specializzazione, per cui è molto difficile anche far confluire tanti esperti o tante vie diverse all'interno. Quello che manca è questa cosa che poi accade ogni tanto, appare ogni qualche secolo una persona che è in grado di fare la sintesi, cioè che è in grado di prendere tutto quello che sappiamo e di farne una teoria forte, una cosa che sta in piedi da sola, che non ha bisogno di nient'altro e che si può spiegare da sola. Però queste cose accadono ogni 3-4 secoli quando appare, diciamo, qualche messia. Beh, mi viene in mente anche il lavoro di Beuys, le 7.000 anni fa. E però adesso invece è una teoria, mi perdoni, non mi ricordo chi dice, che piantando 1.000 miliardi di alberi. Ah, mi perdoni! Mi ha colpito questa cosa. Piantando 1.000 miliardi di alberi, noi riusciremo ad assorbire la CO2, l'anidride carbonica che c'è nell'atmosfera, e quindi riportandola a dei livelli pre-industriali che sono più compatibili con la nostra vita. No, ma io sono perfettamente d'accordo con lei. E quello che invidio, per esempio, io molto all'arte, anzi non è che lo invidio, io poi sono molto pratico, siccome ho visto che l'arte ha questa forza, l'ha cominciata a bazzicare molto, molto frequentemente, straordinaria potenza sulle menti degli uomini, molto più potente della scienza. Guardi, e questa era proprio la domanda successiva, quindi la sublimazione della realtà e la comunicazione, no? Perché l'uomo legge la realtà comunque sempre attraverso miti e simbologie, no? È capace di una presa della realtà. E lei dice che, questo però lo dice lei, me lo ricordo, che l'apice delle radici sono molto sensibili e quindi riescono a cogliere gli stimoli della pressione della temperatura, di certi suoni, con quali contenuti, obiettivi, la comunicazione nel mondo naturale. Quindi, comunicazione è fondamentale per la vita. Cioè, non è possibile immaginare forme di vita che non riescono a percepire ciò che sta all'esterno di loro e che non riescono, come dire, a utilizzare queste informazioni per risolvere dei problemi, e che non riescono a comunicare. Poi nel mio caso specifico io studio le piante e le piante hanno una caratteristica particolare. Le piante, poiché sono ferme, poiché non possono spostarsi dal luogo in cui sono nate, sono obbligate ad essere molto comunicative. Guardate cosa ci è successo in questi giorni di confinamento. Innanzitutto abbiamo cominciato a comunicare molto di più di prima. Quindi le piante sono costantemente in questa condizione, passano il loro tempo a comunicare. Comunicano tantissimo, si scambiano qualunque tipo di informazione sull'ambiente, sugli attacchi dei patogeni, su come stanno, su come stanno i loro vicini. Quindi la comunicazione è di fatto uno dei
dei fattori fondamentali questa della chiacchierata, appunto dicendo che l'uomo ritiene di essere migliore di tutti gli altri perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, soprattutto questo grande cervello che ci permette di fare cose, noi siamo intelligenti. Beh, ecco, qui questo è l'equivoco. Tutte le specie, come può fare una specie vivente a sopravvivere se non è in grado di risolvere i suoi problemi? A me è una cosa che a me appare nella sua banalità eclatante. Non è possibile. L'intelligenza è una caratteristica della vita. Se anche un batterio, anche l'organismo più semplice, in continuazione ha un miliardo di problemi da risolvere. Ci sono altri batteri che se lo vogliono mangiare. Deve mangiare, si deve riprodurre, gli fa freddo, gli fa caldo, come non c'è acqua, non c'è nutrimento. Queste cose attraverso un'intelligenza. Se non è intelligente non risolve i problemi e si estingue. Quindi la pianta è intelligente e tutti gli esseri viventi sono una rete e quindi la comunicazione sono le informazioni necessarie a far sì che questa rete sopravviva. Fantastico. E allora, tra topica estetica, agenti e reagenti. E Galindo ha fatto un lavoro a Palermo, Radice, si chiamava, persone dove che venivano da altri paesi, e quindi ha fatto questa performance in un parco dove ciascuno stava sdraiato a terra con le mani affondate nella terra e, come dire, a prendere le radici di quella pianta che era l'albero della sua terra originale, no? Quindi lei dice l'uomo si può salvare solo, come dire, facendo il forza mondo sulle vegetale proprie radici. E le sue leggi possono in che modo ispirare innovazione nel pensiero e nell'ottica di ridurre la conflittualità della società degli umani? Guardi, in tantissime maniere. Innanzitutto mi colpisce molto questa idea delle radici e quindi delle persone che infilano le mani per andare a prendere le radici, perché dobbiamo immaginare le radici come la parte cognitiva della pianta, cioè un po' come i greci dicevano che l'albero era un uomo rovesciato, cioè in contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.